Palermo è nei pensieri del governo con una serie di interventi, pensiamo al CIS di Palermo, ora ci sarà la nomina del RUC entro un mese, però ci sono tantissimi altri interventi che di fatto ricadranno su Palermo perché Palermo racconta quello che è un po' il nostro know-how, cioè la nostra creatività, la nostra arte, la nostra cultura. Per cui se penso anche al grande investimento sulle imprese culturali e creative che stiamo per portare in porto, dovrebbe uscire fra un mese e mezzo con un anno e mezzo di anticipo, quello sicuramente aiuterà tutte quelle imprese culturali e creative che poi rendono grande un tessuto di un tutto un territorio. E Palermo, come detto, credo che debba essere il motore per tutto il paese per uscire da una situazione difficilissima come quella che abbiamo vissuto con il Covid. Sottosegretario, parliamo delle ricadute, mi auguro, benefiche del PNRR per Palermo, ma per tutta la Sicilia. Ci dia qualche preview, qualche anticipazione? Beh sì, sicuramente quelle sono tante. PNRR era anche questo qua, però c'è tutto il bando sui borghi, non solamente quello gestito dalla regione, ma quello da 1,6 milioni che sono arrivate 88 domande. Entro fine maggio dovrebbero esserci, entro il 25, i risultati dei borghi che sono riusciti comunque a cedere al finanziamento. Abbiamo le tratte delle ferrovie storiche, penso Pachino Noto è una delle tratte che verrà portata comunque in porto. Per cui sicuramente arriveranno tanti fondi e credo che saranno tanti fondi che, utilizzati nel miglior modo, possono insomma, avere una ricaduta molto positiva su tutto il territorio. Palermo ha bisogno di un grande progetto di rinascita per superare questa fase asfittica in cui si parla solo di emergenze e di urgenze. Noi parliamo anche di cultura, di beni culturali, di professioni della cultura, lo facciamo a partire da tanti operatori di fondazioni e di associazioni culturali, a partire dagli artisti, a partire dai teatri, a partire dalle compagnie, un grande progetto di città che preveda la cultura non in fondo alla classifica e neanche come inutile orpello da esibire ogni tanto, ma come pilastro fondante di un edificio che deve essere costruito da zero.